io parto da una cosa, il 2-2 finale forse era giustizia una Rezzani nel primo tempo per applicazione tattica, soprattutto mentale, aveva dato quelle risposte che serviva. Sì, mi sembra giusto, corretta l'analisi, nel senso che parto dalla fine. Chiaro che raddrizzare un risultato del genere negli ultimi 10 minuti, credo che in questa cosa i ragazzi abbiano tutto il merito della giornata, il merito tutto dei miei calciatori che hanno voluto assolutamente, hanno creduto fino alla fine nel raddrizzare un risultato difficile. Quindi questa è la cosa più importante. Però cioè, ho la felicità a metà, nel senso, perché è chiaro che raddrizzare un risultato così ci deve far stare molto felici, soddisfatti, so che è un gruppo che non molla mai, però nello stesso tempo, dopo una prestazione del genere, inaccettabile in 5 minuti uscire dalla partita. Abbiamo la partita in mano, abbiamo creato tanto, abbiamo concesso poco al Bari, ripartiamo nella ripresa nello stesso identico modo, credo che il primo gol abbiamo preso al 53, sì, quell'altro 58, una roba del genere. È inaccettabile per un episodio andare sotto contro una squadra così forte e addirittura uscire dalla partita col doppio svantaggio, perché diventa veramente complicato. E quindi è una cosa su cui ci stiamo lavorando da tempo, perché si è riproposta. Se penso a Palermo, siamo partiti benissimo, in 5 minuti subiamo il doppio svantaggio, usciamo dalla partita. Se penso a Pisa, facciamo un'ottima partita, andiamo sotto per un episodio e prendiamo il doppio svantaggio. Voglio pensare che dopo la reazione finalmente della squadra, che ha riacciuffato un risultato molto molto complicato, tiri la riga su questo salto di qualità che dovevamo fare, perché accetto di più la difficoltà contro il Cosenza del primo tempo. Sbagliamo la partita, cominciamo male, non ci siamo, gli avversari ci sono più di noi e può succedere. Ma se dentro una partita fatta così bene, precisa, attenta, determinata, riusciamo ad andare in doppio svantaggio senza sapere il motivo, diventa complicato. Quindi deve lasciare un segno forte questa prestazione, questo risultato e questa reazione nel nostro percorso di crescita. Banalmente, no? Cioè, la differenza rispetto a Cosenza è stata veramente grossa, cioè per le distanze, la coesione. Cos'è cambiato? Abbiamo giocato l'altro ieri, cioè, quindi... Cos'è cambiato? Quando vi dico che a volte è difficile anche... Cioè, anche la mattina di Cosenza ero convinto che venisse una partita del genere. Poi a volte ci sono le giornate particolari, a volte gli altri sono più bravi di te. E noi abbiamo dimostrato anche oggi che, anche se magari l'avversario non si inventa nulla, noi ogni tanto rischiamo, per un piccolo episodio, di non convivere con le letture dentro il campo. Perché sbagliamo una palla, perdiamo una palla, prendiamo gol, la partita deve andare avanti come l'ora precedente. E invece in 5 minuti l'abbiamo rovinata. È un salto di qualità che dobbiamo assolutamente fare. Questo, poi so che lei non ama parlare dei singoli, però sbagliamo se diciamo che Gnacchiti, per caratteristiche di non equilibrio, che pochi altri giocatori, ma parlo di caratteristiche proprio, insomma, di dare sotto. Sì, è un giocatore, anche oggi ha fatto una partita molto molto importante, è un giocatore aggressivo, un giocatore che ha grandi dati sui volumi di corsa dentro la partita, questo sì, ma credo che oggi un pochino tutti abbiano fatto una prestazione importante sotto l'aspetto dell'intensità e del volume. Hai parlato prima dei blackout, hai citato Pisa, hai citato Palermo, oggi addirittura 4 minuti di blackout, però la vita recuperata. Come si può lavorare su questi momenti di buio che purtroppo si ripetono con troppa frequenza? Questo percorso è già cominciato. Voglio pensare che la reazione di oggi sia la primo mattoncino per fare il salto di qualità sotto quel punto di vista lì. Abbiamo cambiato qualcosa dentro gli allenamenti per creare più improvvisazione, perché se si va in maniera regolare, un binario, noi la partita quando sappiamo starci dentro bene, bisogna allenare l'improvvisazione. L'unica cosa che posso pensare è quindi cambiare completamente lettura mentale da una situazione all'altra, e si può in questo modo per quanto riguarda il lavoro sul campo, però è anche tanto psicologico. Dobbiamo essere bravi anche a
secondo me, a sottolinearlo, a farlo riconoscere ai ragazzi è la prima tappa anche per riuscire a lavorarci anche mentalmente. Il peso specifico di questo punto? Il peso specifico è, secondo me, enorme, enorme, chiaramente non di classifica, ma proprio per quello che dicevo prima. Abbiamo avuto un inizio di campionato che abbiamo fatto ottime cose e spesso abbiamo sporcato, come oggi in situazioni del genere. Esserne usciti può essere un buon inizio per il salto di qualità. Quando sulle scelte iniziali, mister, forse tutti si aspettavano per gara e noi abbiamo rivisto Portanocchi che col Cosenza evidentemente aveva sbagliato la partita soprattutto all'inizio. Cosa stai chiedendo Portanova? Allora, onestamente, se rimaniamo su Cosenza, per me Portanova non ha sbagliato la partita. Il primo tempo, quando eravamo in difficoltà, secondo me Portanova l'ha fatta bene, Vergara meno, ok? Ma la scelta su Vergara stavolta è stato penalizzato da una strategia tattica, ok? Non avevo attaccanti oggi, o comunque avevo solo pettinari di ruolo. Gondo mi aveva offerto, tra virgolette, 10 minuti come previsione rispetto al suo percorso di recupero. E è stato prettamente una scelta, perché comunque l'avrei fatto giocare seconda punta, nella difficoltà che avevo. Dovevo decidere fra lui e Girma. Se avevo il primo tempo due giocatori molto di raccordo, pettinari e Girma. Ero sicuro che ci sarebbe stato bisogno di più profondità nella ripresa. Quando si spezzano le squadre, le distanze sono più lunghe. Se io avessi finito la partita, secondo la mia previsione, con due giocatori, diciamo così, con meno profondità, più di raccordo, vuol dire, le cose sono due, poche, saremmo stati sotto, avremmo dovuto ribaltarla, ok? E quindi nella mia testa ero convinto che Vergara ci avrebbe dato una grossa mano, diciamo, nella ripresa. È stato prettamente una scelta, visto che comunque cambiando come abbiamo cambiato oggi avrei dovuto far giocare due giocatori in un ruolo, secondo me Girma è più abituato a fare la seconda punta rispetto a Vergara, però l'ho spiegato anche al ragazzo, è stata una scelta prettamente legata alla scelta Tati e non alla sua prestazione. Sapevo che potesse fare bene, come ha fatto bene quando è entrato. Mister, scusi, all'inizio della partita ho visto che ha parlato molto con Salerno, con Vizzinetti. Non era un momento facile, obiettivamente, logico, nella partita di due sconfitte. Cosa vi siete detti? Insomma, che parole? Allora, quel dialogo, cioè tutte le partite, tutte le pre-partita dalla prima di campionato. Solo che magari oggi ci badate di più, ma le solite cose, sulle scelte, magari legge la formazione, quel tipo di partita vogliamo fare. Perché si condivide per cosa che facciamo sempre in maniera molto molto serena. Senta, mister, al di là del fatto che la squadra ha avuto ben 5 minuti in cui è uscita dalla partita, sul 2-0 che cosa ha pensato di quel momento? Scusi, sul 2-0? Sul 2-0, so, no? Sì. Che cosa ha pensato di quel momento? Onestamente? Sì. Se stiamo sotto 2-0 dopo una prestazione del genere diventa complicato poi giustificare un risultato, cioè, o pensare di poter inventarsi chissà cosa di più rispetto a quello che hanno fatto i ragazzi fino a quel momento, perché non dico che dovessimo essere in vantaggio noi, anche se secondo me avevamo avuto le occasioni più importanti noi, però essere sotto di due gol dopo una prestazione così era di difficile analisi, veramente complicato. Molto più banalmente, perdeva il pareggio sul 2-0 a 7 minuti dalla fine. Io ho detto ai ragazzi che loro oggi hanno trascinato anche me, ci hanno creduto fino in fondo e quindi il merito è tutto loro. Mister, buonasera. Buonasera. Diciamo che il fatto di blackout siete in buona compagnia, nel senso che lei giustamente ha parlato dei 5 minuti della Reggiana, il bello però poi si è addormentato dopo la ventina di minuti alla fine. Senza togliere i meriti della sua squadra, certo. Si aspettava un bel così problematico nel finale di partita? Allora, onestamente, c'è stato un momento, adesso non mi ricordo bene esattamente il tempo, circa un quarto della fine, 20 minuti della fine, che noi non riuscivamo nemmeno più a pressarli. Il Bari ha tenuto palla forse un paio di minuti di fila, provavamo le pressioni, ma avevamo speso tanto, terza partita della settimana. In quel momento ho detto, cavolo, è normale contro una squadra così forte, così tecnica, sul 2-0, ti addormentano la partita, e quindi io avevo pensato al contrario. Poi
L'aspetto psicologico in questo sport condiziona tutti, soprattutto, adesso non mi permetto di giudicare la situazione specifica del Bari, però ci siamo passati tutti in questi momenti qua. 5 partite che non vinci, giusto? Che pareggi? Ok, no, io dicevo prima, dentro la partita, stai vincendo 2-0, sospiro di sollievo, ti accorcio del risultato 2-1, Bari, Reggiana, Milan, Real Madrid, l'analisi mentale negativa ti prende, cioè questa è la natura umana per tutte le categorie e tutti i livelli, secondo me. Grazie. Come giudichi il mister il momento di prima, che sta cercando di riportare ai suoi livelli, oggi però sono più grossi. Allora, io onestamente nel primo tempo ho visto un ottimo Girma, devo dire la verità, ha fatto un'ottima partita. È chiaro che l'episodio del primo svantaggio, del primo gol, condiziona, sporca dal vostro punto di vista totalmente la prestazione, perché è chiaro che ha condizionato il risultato di molto. Se riesco e devo io nel mio ruolo analizzarla al di là di quella situazione, secondo me Girma ha fatto una buona partita. Per quello che doveva fare, doveva raccordare gioco, sapevamo che incontravamo un avversario che ci prendeva uomo e quindi spostandoli centralmente gli avversari avremmo avuto sempre quella palla sui piedi per gli attaccanti, e Girma credo che abbia raccordato molto bene il gioco. Su quella situazione assolutamente, che tra l'altro mi ero raccomandato anche nel primo tempo, era successa una cosa simile, ho detto se vai a prendere palla la copri o la tieni o fai fallo, cioè non ci sono, perché comunque dopo di può diventare pericoloso. Quindi, diciamo che ha fatto un errore pesante lì, però ha fatto una buona prestazione, deve essere bravo a scindere le due cose. Grazie.